I contagi Covid sono in crescita anche in provincia di Salerno, ma all'aumento dei positivi non si registra un incremento di ricoveri nei reparti dedicati, che per il momento, spiega il responsabile Covid dell'ASL di Salerno, Saggese Tozzi, restano aperti. Noi come ASL non stiamo chiudendo ancora strutture dedicate al Covid. C'è una rimodulazione, in alcuni casi c'è anche, anzi, una particolare valorizzazione. Abbiamo inaugurato le sale operatorie dedicate ai pazienti Covid presso il presidio ospedaliero di Agropa. Queste sale non sono limitate al territorio dell'ASL di Salerno, ma sono le uniche sale, oltre a quelle del Cotugno di Napoli, che sono espressamente dedicate alla chirurgia generale e alla chirurgia ortopedica. L'unico Covid center ad aver chiuso i battenti da oggi è quello modulare attivato in via San Leonardo, che solo dall'ottobre scorso ha accolto 300 pazienti. I moduli giunsero a Salerno ad aprile del 2020 con una lunga colonna di tir partita da Padova. La vera vittoria che abbiamo avuto rispetto al Covid sulle ricadute della popolazione è venuta fuori dall'integrazione tra gli ospedali, che devono avere un ruolo importantissimo sulle acuzie, e il territorio che, grazie all'USCA, grazie alla medicina di base, che dovrà essere sempre più integrata nei distretti in un lavoro comune. Questa pandemia, dice Tozzi, ci ha fatto comprendere che la tutela della salute di una comunità passa dal potenziamento e radicamento delle attività territoriali, necessaria per alleggerire gli ospedali. In quest'ottica è stato siglato un accordo tra ASL e medici di base. Proprio ieri abbiamo firmato con la medicina territoriale un accordo specifico per lo screening del colon retto. Inoltre, stiamo all'interno del PNR, stiamo presentando la documentazione per la progettazione di 32 case di comunità articolate e distribuite su tutto il territorio della ASL.